I concorsi PNRR non convincono e c'è carenza di personale nel sostegno nei territori di Bari e Batte che arriva sino al 50%. Sono alcuni dei problemi che riguardano l'anno scolastico 2024-25. Se ne parla a Bari nel convegno della CISL dal titolo in prima persona al plurale, in occasione inoltre della nona giornata nazionale RSU. Senz'altro è stata un'estate molto calda, questo concorso PNRR ha destabilizzato molte persone perché c'erano tante aspettative che sono state disattese. In realtà era previsto che i posti sarebbero stati limitati, ma appunto l'effetto anche dell'assunzione di molti riservisti, sempre previsto a norma di legge, ha deluso molti, per cui c'è stata anche a un certo punto una guerra tra, diciamo noi, tra poveri, tra gli idonei del concorso 2020, questi del concorso PNRR. Purtroppo è tutto legato a degli accordi che sono stati presi a livello con l'Unione Europea, per cui c'è questo vincolo, c'è questo capestro di un numero di posti determinato che non si poteva sforare. Dobbiamo attingere, oltre che dai concorsi ordinari, che in molti casi sono insufficienti per coprire tutti i posti, dobbiamo attingere dalle graduatorie dei precari. Bisogna attivare una seconda gamba, un secondo canale di assunzioni che deriva dalle graduatorie dei precari. Per quanto riguarda il sostegno, è un problema molto complesso perché mancano insegnanti specializzati.